L'uomo e la maschera, ponte tra umano e divino per una pratica tanto ancestrale quanto densa di significati. E questo è il tema al centro della 12ª edizione di Archeomusicando, l'evento in 3 giornate organizzato a Mamoiada dall'associazione Ventu Pintau per promuovere il patrimonio archeologico sardo attraverso i linguaggi della contaminazione artistica. L'appuntamento 2023 torna dal 16 al 18 giugno con una serie di eventi interamente gratuiti sotto la guida consolidata della direttrice scientifica, l'archeologa Viviana Pintau. Quest'anno approfondiremo un tema un po' particolare, nel senso che abbiamo voluto omaggiare il ventennale del Museo delle Maschere Mediterranee, qua di Mamoiada, e quindi anche noi abbiamo voluto parlare di maschere però ovviamente dal punto di vista più archeologico. Ogni anno vengono visitati nuovi siti in compagnia della nostra direttrice scientifica, l'archeologa Viviana Pinna, e quindi cerchiamo di valorizzare il patrimonio archeologico del nostro territorio, che è abbastanza ricco per la presenza appunto di menhir, domus, nuraghi, tombe di giganti, eccetera. L'apertura ieri pomeriggio con una tavola rotonda che ha visto i contributi di esperti quali il professor Marcello Madau, la professoressa Anna De Palmas e l'archeologo Alfonso Stiglitz. Oggi e domani la comunità mamoiadina e i visitatori potranno prendere parte a visite guidate a siti archeologici, a musei e laboratori artistico-esperienziali per bambini e adulti. E la sera gli appuntamenti musicali. A esibirsi questa sera al Francesco Piu Trio, che porterà una miscela di blues, rock e soul con richiami mediterranei. Il gran finale domenica invece affidato a Francesco Baccini, uno tra i cantautori della scuola genovese che più hanno lasciato segno a partire dalla fine degli anni Ottanta. Ventennale carriera alternando i propri brani a quelli dei grandi nomi che lo hanno ispirato, da Fabrizio De André a Luigi Tenco. Per chi